tranzollo, levati il cappio dal collo. Raga, sono Mirko, volevo far due parole, scazza. Scusate se sono così agitato, è che prima cioè, mi ha squillato troppo il cello, era troppo mia madre che mi chiama esclusivamente per tirarmi gli scleri. Oh, io gli ho detto, ma, cioè, ho capito che mi hai messo al mondo, ma t'ho già perdonato, cioè, stai tranzolla. E questa niente, continua a chiamarmi, mi fa, Mirko, io e te non abbiamo dialogo. Ha detto, ma, cioè, io ti parlerei anche, ma non sei neanche su Facebook. No, non c'è niente da fare, cioè, la vecchia è troppo obsoleta. Che poi è mia madre, però, cioè, io vorrei anche avere il diritto di sapere quanti anni ha. Invece sull'età di mia madre ci sono soltanto prove indiziarie. Cioè l'unica è farle il carbonio 14 come la sindone, no? Fai conto che una volta, mentre studiavo gli egizi, ho scoperto che legge agevolmente geroglifici. Dal che ho dedotto che mia madre probabilmente, cioè, è nata sul Nilo fra la seconda e la terza dinastia. E niente, se le cose continuano così, cioè raga, io me ne devo troppo andare di in casa, perché coi vecchi non ci sto più dentro. Allora cosa faccio, cosa non faccio? Ho detto, trovarmi un lavoro non se ne parla neanche, perché cioè è troppo uno sbattone. Allora magari mi butto nel volontariato, così cioè, se vado o non vado, lo stesso. Così quando mia madre ha saputo che mi getto nel volontariato, ha detto, bravo Mirko, vai ad aiutare i drogati. Ho detto, ma mi sembra che se la cavino benissimo da soli. E poi, cioè, capisci che se devo aiutare dei drogati, cioè, tu hai chiamato il cane Tavor e il pesce l'Exotan, cioè, finisce che mi tocca rimanere in casa. No, ho detto, prenderò questa decisione in piena autonomia. E così, pensa che ci ripensa, ho deciso di buttarmi nel volontariato della terza età. Posso dire con orgoglio che insegno ai vecchi a scrivere gli SMS. Oh, non è facile, è troppo uno sbattone. Perché sti teschi non capiscono, non c'è verso. Ho dovuto fare la prima lezione, teschi accendi il cello, teschi accendi il cello. Alla fine sono riusciti a accendere il cello, sai che sbattone. Però poi magari mettono tre volte il pin sbagliato, cioè vanno incontro alla morte telematica, è una tragedia. Comunque, insomma, insistere, alla fine ho delle soddisfazioni. Cominciamo a ragionare. L'unico, c'è un vecchio che veramente, c'è un vecchio che non mi rispetta, quello mi tratta troppo male. Continua a dirmi cose atroci, tipo, cioè, cosa ti credi di essere? Cioè, te sei un pivello, io ho fatto la guerra, io ho ucciso 10 tedeschi. Gli ho detto, vecchio, cioè, ce l'ho anch'io la PlayStation, eh. Non è che vado in giro a fare il pazzesco. Poi se hai ucciso 10 tedeschi vuol dire sei ancora al primo livello, è inutile che te la tiri da splendido. Cioè, mi dispiaceva infierire, eh. Però capisci, stava perdendo il contatto con la realtà. Tranzollo, levati il capo.